È stata inaugurata nel primo pomeriggio di oggi a San Salvo Marina la nuova sede di Art Abruzzo, scelto un luogo strategico a due passi dal porto turistico sansalvese. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, e il direttore generale alla guida dell'Agenzia per la tutela dell'ambiente, Maurizio Dionisio, non a caso sono arrivati via mare attraverso la motonave Ermione, da poco restaurata con due nuovi motori. L'Arta da sempre offre supporto tecnico alle amministrazioni locali ed effettua controlli, vigilanza e monitoraggi sul territorio. Per questo motivo, difatti, abbiamo inteso potenziare il distretto di San Salvo attraverso l'individuazione di nuovi locali che andranno ad ospitare nuove professionalità nel futuro e nei progetti che noi abbiamo. Siamo sempre presenti sul territorio in maniera sempre più efficace, anche attraverso la motonave Ermione già esistente, ma adesso uscita da un cantiere con una nuova motorizzazione. Cerchiamo di fare del nostro meglio in modo sempre più efficace. Una battuta anche sulla qualità delle acque abruzzese, ci sono dei dati confortanti. Le acque di balneazione della nostra regione stanno vivendo un momento di grande salubrità. Noi effettuiamo continui prelievi lungo tutta la costa abruzzese e, a parte qualche rara criticità dovuta o al maltempo o a caratteristiche proprie della costa, il nostro mare è perfettamente balneabile.